Gesù, dice San Marco, andava per la strada, non era seduto su una cattedra e nemmeno in qualche punto rilevante per stare un po' più in evidenza, per la strada. E per la strada vai un po' giù, un po' su, un po' dritto, come la strada, così la percorri. Ordinarietà della nostra vita nel tempo. Tutti noi andiamo per la strada. Anzi, il programma della spiritualità di Padre Pio durante quest'anno è proprio questo. Persegui la strada che hai intrapresa, la strada. E allora anche noi, andando per la strada, possiamo incontrare Gesù. Sì, sì. Per incontrare l'autorità umana devi fare le scale, devi inchinarti chissà quanta gente. Gesù no, basta che alzi gli occhi, lo vedi, è davanti a te. Io insisto un po' su questo concetto perché a me, io sono un peccatore, voi siete santi, quindi posso parlare senza offendervi, capita di distrarmi. Magari stavo attento alla guida, ma il pensiero mi poteva lasciare da parte Gesù. Sì. Noi siamo quasi tutti un po' distratti. Questo giovane invece è uscito per incontrare Gesù, proprio per andarci davanti, per fargli la domanda che lui portava da tanto tempo dentro. Se lo incontro, glielo posso chiedere. Io vorrei fare tutto quello che è necessario per entrare nella vita eterna. Il ragazzo avrà meditato a lungo questo bene prezioso della vita eterna. Stava in mezzo a tutta la gente, faceva quello che tutti facevano, però lui dentro portava questo desiderio grande, lo tormentava. Io non voglio fare una vita qualunque, non voglio deludere Dio, non mi voglio perdere. Sono le prime domande che ci facciamo quando siamo capaci di batterci il petto per i nostri peccati. Maestro buono, lo vede, lo sente nel cuore che Gesù è buono. E allora, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? È un ricco, ha avuto l'eredità di questo mondo, ma lui adesso sta pensando all'eredità dell'altro mondo. Che è bello questo in un giovane. Gesù prima rettifica quell'aggettivo, quella qualifica di buono. Solo Dio è buono. Quante volte noi ci attacchiamo ai nostri titoli, quello è professore, quello è avvocato, quello è dottore, l'altro è onorevole. Ma Gesù non vuole nessun titolo, nemmeno quello di buono. Io stavo pensando che il Papa lo chiamiamo Sua Santità. Quel giorno non ha detto Gesù, Santità. No, le cose spontanee sono le più belle e rimangono sempre le più perfette. E Gesù, nessuno è buono, solo Dio. Titoli umani ve li potete pure dare, ma in ordine alla vita eterna non conta niente. Ti posso chiamare padre, ti posso chiamare eccellenza, ti posso chiamare eminenza, ti posso chiamare santità, e tutto questo può non aggiungere nulla. E difatti è così alla tua reale santità o virtù. E allora ecco i comandamenti. Gesù ne elenca 6 per ricordare a questo giovane che le regole ci sono. Le deve solo scegliere. E lui risponde che l'ha scelto già. È stato sempre ossequiente ai comandamenti di Dio. Che mi manca ancora? Evidentemente, proprio nell'osservanza dei comandamenti, della legge, ha capito che non aveva tutto quello che gli era necessario per equipaggiarsi ed entrare ricco nella vita eterna. Maestro, queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Gesù fissò lo sguardo su di lui. Ecco le pennellate di San Marco. Prima lo sguardo su di lui. Quando una persona vi guarda e voi capite se in quello sguardo c'è un'anima, c'è un cuore, c'è una tenerezza, c'è un abbraccio, c'è una comunione di gioia. Si capisce questo? Lo amo. E io non riesco ancora a capire bene tutta la portata di questo verbo. Fisso lo sguardo. E uno inquadra, lo ama. Che vuole dire San Marco? Lo ama e poi gli dice, prima lo ama, poi gli dice, Gesù è Dio, sapete bene, e Dio conosce tutto, penetra in fondo alla nostra anima, alla nostra intelligenza, alla nostra coscienza e a tutte le nostre opere. Sa bene, benissimo, se siamo o no buoni. Adesso è da dire se il giovane è buono, il maestro è buono. Lo amò. E allora io credo che questo amore di Gesù per quel giovane che è corso incontro a lui, ha sempre osservato i comandamenti e cerca la regola della perfezione, è proprio degno di amore di Dio. Tutto questo mondo spirituale che noi coltiviamo è un segno di amore di Dio, non è soltanto un progetto di vita, e di più. Ed ecco che Gesù risponde all'amore di questo giovane per la ricchezza eterna, per la contemplazione di Dio, con lo stesso amore con cui il giovane cerca e ama Dio. Gli disse: una cosa ti manca, va, primo, vendi quello che hai. Va significa adesso, vendi quello che hai. E questo era un ricco. Dallo ai poveri, dallo. Non vendilo per impiegarlo in altro modo, dallo ai poveri. Avrai un tesoro in cielo. Tu rinunci al tesoro che sono i tuoi beni sulla terra e Dio ti dà altri beni. Te li dà adesso con la grazia e ti garantisce l'eternità dopo. Avrai un tesoro in cielo. Tutti noi ce l'abbiamo questo tesoro in cielo, lo sapete, sì? E noi stiamo cercando di fare tutto per guadagnarci la vita eterna. Quindi i conti tornano per noi. Le imperfezioni fanno parte della natura umana. Non vi scoraggiate. Se voi avete una casa un po' esposta a Occidente, ogni volta che tira un po' di vento vi porta dentro foglie, pagliuzze e tutto il resto. Che fa? Sfasciate la casa, l'abbandonate. Prendete la scopa e pulite. Oggi, domani, dopodomani, è tutto a posto. E vieni, seguimi, vieni e seguimi. Sono parecchie cose. Una cosa ti manca, ma questa cosa è fatta di parecchie componenti, di parecchie condizioni. Quindi a quel giovane Gesù ha chiesto: rinuncia alla vita come ti pare, rinuncia alle ricchezze che ti puoi godere. Fino adesso hai scelto, hai fatto, sei andato di qua e di là, adesso invece vieni a me e seguimi. Non mi devi solo incontrare una volta, farmi una domanda e poi andare per conto tuo. No, seguimi. Questo verbo significa che noi dobbiamo mettere i piedi dove li ha messi Gesù. Dobbiamo sentire nel cuore i palpiti di amore, di bontà, di umiltà, di fiducia, di tenerezza filiale con Dio. Nonostante che siamo peccatori, noi siamo ricchi di peccato, eppure dobbiamo diventare degni dell'amore. Gesù lo amò. Magari io potessi essere certo che Gesù proprio così mi può amare, non solo gratuitamente come fa con tutti, ma con la gioia di condividere il bene più prezioso che noi possiamo avere, la somiglianza a Dio, che consiste nell'amore. Immagine e somiglianza. Somiglianza è nell'amore. Immagine è nella immortalità. E allora, quando Gesù ha detto così, guardò intorno e vide l'espressione dei discepoli che erano sconvolti, confusi, Hanno sentito che cosa ha detto a quel giovane. E questo era uno avventito. Loro stavano tutti i giorni con Gesù. Da essi Gesù chiedeva evidentemente le stesse cose, ma nel modo perfetto. Comunque Gesù fa la riflessione quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È difficile staccarsi a ciò che ti fa comodo, che ti garantisce le soddisfazioni, la ultrasufficienza dei beni terreni. I discepoli erano proprio sconcertati. Allora Gesù disse: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Noi non comprendiamo questa espressione se non andiamo a cercare i vari significati di questa parola. Infatti, noi qui intendiamo subito l'animale, il cammello. Invece no, era una cordicella abbastanza spessa che non poteva passare comunque nella cruna di un ago. E chi può, allora dicono i discepoli, chi allora si può salvare? E Gesù, ecco Marco, guardandoli, li guarda, per dire che il discorso interessa ognuno, guardandoli in faccia. Disse: impossibile agli uomini, ma a Dio no. Tutto è possibile a Dio. Questa affermazione di Gesù risana le nostre preoccupazioni di fronte alla richiesta della perfezione. Non ce la faccio. Io non ci riuscirò mai, diciamo noi, no? A vincere quel difetto, a cambiare il mio carattere, ad avere piena disponibilità al volere di Dio, non ce la faccio io. Pietro, che ci ha fatto una bella lezione questa mattina, e non c'è tempo per spiegarla, l'accendo soltanto. Lui dice che noi abbiamo una promessa, il premio eterno, la meta la chiama lui, la meta. Le prove, dice, sono tante, però guardate la meta, invocate l'aiuto e arriverete a quel premio beato. Pietro, come morto, in croce come Gesù. Ma Pietro, che viene crocifisso, e lui dice: mettetemi con la testa all'ingiù, non sono degno di morire come il mio maestro. Pietro, quando Gesù profetizzò la sua passione e morte, lo chiamò in disparte e disse: Signore, non sia mai. E Gesù gli ha detto: vada retro, Satana, tu la pensi come gli uomini. Questo è Pietro. Quando fece la pesca miracolosa disse: Signore, allontanati da me, io sono un uomo peccatore. Per dire che non c'è niente da fare, io sono un uomo peccatore. Quando viene arrestato Gesù nel Getsemane, Pietro prima ha preso la spada, ha dato il colpo, ha tagliato l'orecchio a Marco, poi però fuggito. Dentro il pretorio di Pilato, Quando la serva, una volta, due, tre, comincia a insistere che lui era con Gesù, Pietro fa la terribile debolezza. Dice, non lo conosco, Pietro. Ma era lì perché non si riusciva a staccare da Gesù, lo amava. Intanto la natura umana, la debolezza umana, non lo conosco. Pietro, alla fine morirà per amore di Gesù come Gesù. Questa è la prova che quello che non è possibile agli uomini è possibile a Dio. Questa speranza voglio piantare come un albero gigantesco questa mattina nel cuore di ognuno di voi, proprio in un momento storico in cui sembra che l'umanità stia finendo in un burrone. Fidiamoci di Dio e affidiamoci. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Guida la Chiesa all'ascolto della Tua parola per diventare capace di offrire ai giovani proposte evangeliche coraggiose. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Forgia il cristiano allo spirito del Vangelo, perché sappia rispondere al consumismo con l'essenzialità, all'ideologia con la verità, allo scetticismo con la fede. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. I battezzati sappiano perseverare nella pazienza e nella fiducia, attendendo il Signore che viene, certi che il regno di Dio si costruisce giorno per giorno. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, rendici capaci di amarti sopra ogni cosa. Gesù, rendici capaci di amarti sopra ogni cosa. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.